Eccoci, siamo qua a Vallerano perché oggi è l'ultima giornata di piccole serate notturne, c'è stato l'ultimo concerto, è stato un festival forse tra i più seguiti degli ultimi 23 anni, perché sono 23 anni che facciamo queste piccole serate notturne, tantissimo pubblico, un grande successo e siamo veramente felici. Siamo felici, ma saremo felicissimi invece tra 2 giorni perché dopodomani c'è la quindicesima Notte delle Candele, la Notte delle Candele. C'è la Notte delle Candele, tutto è qua dietro, abbiamo tutta l'associazione, qualcuno manca perché è tardi oppure stanno facendo altri lavori in giro per il centro storico e quindi niente, siamo contenti. Chi è che squilla per telefono? Tagli, vero? E quindi niente, tutto pronto, stiamo provando i mega video che Mixing Time farà per sabato, tutto pronto, abbiamo messo le candele, le 100.000 candele sono state quasi distribuite tutte, i barattolini, installazioni, signore, famiglie che ci chiedono magliette, barattoli, candele, eccetera, eccetera, insomma siamo pronti per questa edizione che si intitola Madre Terra, quindi è un po' anche un po' un invito a rispettare un po' questa nostra madre terra e noi lo faremo sabato con la Notte delle Candele. Qua abbiamo anche il sindaco di Vallerano che è Adelio con noi, è quasi fa parte dell'associazione perché sta sempre insieme a noi e ci fa un saluto. Grazie Maurizio, ci siamo, sta per tornare la notte più romantica dell'anno qui a Vallerano, la Notte delle Candele, manca da 3 anni, ma come possiamo vedere l'entusiasmo è tanto, i ragazzi che sono qua con noi questa sera sono solo una minima parte, stanno lavorando da giorni. Maurizio Gregori, che è un po' l'ideatore della manifestazione, è quasi un anno che sta lavorando per far ritornare questo evento ai livelli con cui abbiamo lasciato nel 2019. Siamo pronti, non aspettiamo altro che arrivino tantissime persone. Sicuramente sarà così e vi diamo appuntamento al 26 agosto a Vallerano. Basta. Ottimo.